Beh, non pensavo partisse così, ma un momento, c'è anche il tempo. Beh, ciao a tutti, benvenuti in questa demo di Super Mario vs. Donkey Kong, o Mario vs. Donkey Kong. Ad ogni modo, ho già giocato gli altri capitoli della serie, quindi bene o male so quello di cui tratta il gioco, ma non mi sono mai piaciuti, particolarmente, o meglio, non mi ha mai preso veramente il gameplay. Ma comunque, sì, possono essere carini, godevoli. Quindi, sì, il gioco, insomma, ci sta. Non è male. Ok, usiamo la chiave e andiamo avanti. So che ci sono tre livelli da superare e se li superi tutti e tre puoi arrivare ad un livello bonus. Quindi, ok, preso. Wow. Posso anche raccogliere e lanciare nemici? Ok, mi ha già buttato in mezzo proprio all'azione. Ci sta. Però se il nemico mi colpisce, mi fa andare KO immediatamente. E il tempo riparte da capo, però. Vabbè, ci può stare, dai. Ah, però posso salire in testa ai nemici e poi lanciarli. Ah, beh, è molto utile allora. E recuperiamo un mini Mario. Top! Ma non pensavo di partire video a razzo, praticamente. Giochi Mario SPA, società per azioni, giustamente, come Nintendo. Quindi questo è il livello 1-1. Allora, vabbè, parte la grafica che dovrebbe essere sempre l'ultima cosa da vedere. Ah, direttamente il livello 3, quindi facciamo livelli a caso, non per forza i primi 3. E volendo potrei già giocare il quinto. Facciamo il livello 3. Così poi se supero anche gli altri due si apre il quarto. Per il momento i livelli non sono difficili, dato che, a parte che deve essere un gioco per giocatori molto giovani, quindi non mi aspetterei mai un gameplay troppo difficile. Qua è facilissimo ancora, siamo a livelli molto bassi, però se, ecco, se evitassi di andare KO sarebbe meglio. Fammi indovinare, se ora premo questo pulsante giallo, ovviamente. Bene. Insomma, semplicissimo il gameplay, nulla di troppo impegnativo, carino, ma resta sempre Mario vs. Donkey Kong. Insomma, non è che mi sta dicendo poi molto. È rilassante, ecco. Questo sì, posso dire che è rilassante. Quindi prendiamo il 1-Up, no? Però io ora devo prendere. Ah, certo, posso sempre lanciare il bidone, no? E prendere poi questo. E poi salire e prendere il mini Mario. Eh sì, vabbè, lo faccio prendere da te, no? Sono scemo io. Ah, devo staccare però i nemici. Ecco. Oppure no. Ok, basta che prendo questo qui e ci arrivo. Non ricordavo potesse saltare Mario in Mario vs. Donkey Kong. C'è anche la marcia dei mini, che è quello per DS che ho provato e che non mi è piaciuto per niente. Boh. ho messo il post riguardo il fatto che avrei giocato questa demo, dicendo chissà se mi fa cambiare idea. No, non penso che comprerò il gioco comunque. Magari più in là, per conto mio, in un futuro non troppo breve, se mi viene voglia di giocare. Questo che dice? Ah, certo, posso lanciarlo qua sopra. Ovvio. E poi neanche serviva veramente, perché il nemico sta qui. Ok, ora ci siamo. Vediamo un po' dove posso mandarlo via. Ok. Ah, però io ora prendo la chiave, però devo lasciarla qui. Insomma, devi un attimino ingegnarti per i livelli. Quando più vai avanti, più livelli devi un attimino ingegnarti. Ah, ma la chiave perché. Ah, scompare quindi. Torna a posto, torna. Interessante. E beh, è giusto, direi, no? Direi che è piuttosto giusto. Però posso tenerla in mano quanto voglio? Posso tenerla in mano quanto voglio, quindi non deve essere lasciata. Ok,
Ah, ok. Basta che scendo qui ed è fatta. Ok, questa è un'altra cosa interessante, magari, perché ci saranno sicuramente livelli più in là che ti obbligheranno a lasciare la chiave. E tu poi devi essere veloce a recuperarla. Ah sì, questa cosa l'abbiamo vista prima, perché me la richiede? Vabbè. Comunque. Ah! Ma questa non è di Super Mario. Questa è di No, Wrecking Crew era? Non ne sono sicuro che fosse Wrecking Crew. Mi pare che fosse nel primo Mario vs Donkey Kong, ma non ricordo di preciso. A parte che sto morendo a casissimo proprio, perché sto cercando di. Ecco, questo volevo fare. Vabbè, sconfiggiamo pure questi, che sembra si siano un attimino impazziti. Ok, prendiamo questo qua ed è fatta. E ora, signor Shy Guy, se li si vuole levare, tipo timido. Io salirei molto volentieri qui sopra. Vai via. Ce la faccio saltare? Yes! Preso. E completato anche questo livello. Quindi ora dovrebbe aprirsi il quarto livello speciale. Certo che, essendo così corti i livelli, potevano darti magari fare 5 livelli proprio fatti ad hoc per la demo. E poi farti aprire il quarto speciale. Questo è con i mini. Con i mini Mario. Let's go, little guys. Forte. Devo comporre la parola toy. È Super Mario uguale, proprio. Ah, loro mi seguono qui? Oh, che carini. Dai, dai, venite, 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 dai. Forza, forza, forza. Bravi. Quindi loro non possono salire le scale, ma possono salire i blocchi. Vabbè, così però è troppo semplice, dai. Vabbè, dai, carino come gioco. È il classico Mario vs Donkey Kong che ricordavo. Non troppo complicato, carino per passare il tempo, ma non la mia cup of tea, insomma, non è per me, ecco. Non è più che altro per il canale, proprio vogliamo essere sinceri. Ah, poi c'è anche la sfida contro Donkey Kong, ok. Giusto. Beh, dai, 130 livelli di rompicapi e piattaforme, ok. È un numero che attira effettivamente 130 livelli. È simpatico come gioco, senza infamia e senza lode. Se vi piace, sì, ci sta tutto, ci sta se vi piace. Però, come ho detto, a me non hanno fatto entusiasmare quelli passati, quindi un nuovo capitolo per me è. Beh, ad ogni modo per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo al prossimo. Ciao!